No, non era tra me, non era con me. Io sono intervenuto dopo le parole che ho sentito. Infatti ho parlato col direttore, con Luca Matteassi, che lo conoscevo, e ho detto che non vengano a fare i padroni, e noi siamo ospiti, però abbiamo il nostro carattere, la nostra personalità, e sicuramente non vogliamo essere intimiditi in quella maniera. Cioè non è... Però sono episodi... Non mi piace commentarli, ci avrà pensato il direttore generale, cioè nel senso non appartengono a quelle che sono la mia sfera, so difendermi e so comportarmi. Ma a volte succedono determinate cose sul campo, no? Però quando vai fuori dalle linee non fa piacere. Quando alcuni addetti sentono e fanno finta di non sentire, è ancora peggio. Avevo detto parole sul Pescara e le confermo alla vigilia. Quello che posso dire è che sono orgoglioso della prova dei miei ragazzi. Non sono soddisfatto perché non voglio uscire con complimenti e senza punti. Noi lo sappiamo, sappiamo quello che positivo abbiamo fatto in campo nel primo tempo e nel secondo, dove abbiamo tenuto la palla, abbiamo aggredito, abbiamo fatto le diverse fasi di gioco in maniera fluida, organizzata, al cospetto di una squadra importante, con tantissime assenze, ma quello purtroppo ci siamo abituati e lavoriamo di giorno per giorno per migliorarci. Dispiace perché alla fine, guardando la partita e analizzando la partita, dispiace andare via da qua senza punti, perché penso che l'avremmo meritati.